Mancherà l'elemento centrale della didattica, che è la relazione educativa, che è quella che davvero fa la differenza, perché la piattaforma è importante, la didattica per competenze è importante, ma la relazione umana, l'essere insieme, il condividere le emozioni per i ragazzi è qualcosa di fondamentale, e che l'idea di rinunciarci per un tempo anche lungo sarà un'idea veramente difficile da accettare per tutti quanti. Il decreto scuola ai tempi del coronavirus, entrato in vigore il 9 aprile 2020, introduce intanto il problema delle valutazioni nella didattica online. Non tutte le famiglie sono dotate di dispositivi informatici. C'è un istituto in provincia di Arezzo che ci ha pensato molto prima che il ministro Azzolina annunciasse i finanziamenti. È l'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella, già 60 i dispositivi consegnati. Sono intorno a una sessantina i dispositivi che sono in distribuzione in questa fase, non solo alle famiglie per i motivi appunto che lei diceva, ma anche al personale, perché non è detto che abbiano un dispositivo adeguato per lavorare in modalità agile da casa. Chiaramente noi conosciamo il nostro territorio, sappiamo che le famiglie in questa fase possono essere veramente in difficoltà, quindi abbiamo chiesto e anche ottenuto, ringrazio anche la fondazione che ci ha aiutato in questo caso donandoci 20 computer, e poi noi abbiamo utilizzato quelli di cui disponiamo. Abbiamo la fortuna di avere numerose classi di quelle che una volta si chiamavano 2.0, quindi con un computer per ogni ragazzo, e sono quelli che abbiamo utilizzato poiché sono portatili, per distribuirli prima ancora che arrivassero i finanziamenti dal MIUR, anche perché al momento su quei finanziamenti noi abbiamo fatto un ordine, ma ci dicono che i tempi di consegna saranno molto lunghi poiché in tutta Italia si sta facendo la stessa procedura. L'altro tema molto importante è quello degli esami di maturità e di terza media. Lo vivranno un po' come una deprivazione, quantomeno forse speravamo anche in un orale, oltre che in una tesina, mentre purtroppo è stata approvata solo questa tesina. Quindi da scrutinare, quindi cercheremo poi di calibrare la valutazione probabilmente su quelli che possono essere gli aspetti dell'interdisciplinarietà della tesina stessa. I ragazzi sono piuttosto tranquilli, è una modalità molto nuova anche per loro, perché nonostante sono nativi digitali, il nativo digitale è comunque colui che utilizza internet, non piattaforme, però stanno vivendo la cosa con moltissimo al di sopra di quello che forse speravamo. Sì. Okay. E poi ci sono i bambini più piccoli, dalla seconda elementare fino ad arrivare alla scuola dell'infanzia, che hanno indubbiamente meno a che fare con gli strumenti informatici. Per loro nasce Me la gioco. Sui canali YouTube e social della scuola, le favole di Gianni Rodari. Rodari perché è il centenario, Rodari perché Favole al telefono racconta di questo babbo che, per rimanere in contatto, lavorando lontano, per rimanere in contatto con la propria bambina e non potendo rimanere tanto al telefono perché insomma costava tanto all'epoca, ogni sera si organizzava per fare delle breve storie. Quindi attraverso Rodari ci riprendiamo questi piccoli spazi di affabulazione con delle proposte appunto anche di attività che vanno trasversalmente al lavoro che già fanno le insegnanti. Seguono un po' la programmazione che stiamo anche seguendo a scuola, quindi cerchiamo di portare avanti il lavoro già iniziato, come per esempio la stagionalità, quindi lavori sulle stagioni, lavori sull'orto didattico che abbiamo a scuola e che adesso cerchiamo di far riproporre anche a casa. Ecco, quindi questo è principalmente l'obiettivo di questo di questa piattaforma, che viene utilizzata molto frequentemente dai genitori.